da Minori, altra perla della costiera amalfitana, attraversiamo il Tirreno per raccontarvi di un compositore di musica sacra le cui opere vengono eseguite in tutti i continenti. I suoi canti corali nascono in Sardegna. Le note del Pater Noster risuonano in una chiesa di Tabrito, in Brasile. A scriverle è stato un maestro di Iglesias, Mariano Garau, le cui composizioni vengono eseguite nelle cattedrali e nelle basiliche di tutto il mondo. Da Notre Dame di Parigi agli Stati Uniti, per arrivare in Australia, addirittura in Nepal, in 40 anni Mariano Garau ha composto oltre 350 opere, soprattutto di musica corale sacra, ispirata alle melodie dei canti gregoriani. Poi il web gli ha regalato la fama internazionale. Oggi il suo canale YouTube è molto popolare tra gli appassionati. È stato così consigliato da qualche amico: fallo, sono belle le tue composizioni, puoi tentare, perché le lasci nel cassetto? Ci ho provato e da allora le cose sono andate molto molto bene, non immaginavo. Il fondamento di questa musica è la voce dei solisti o dei cori di adulti e bambini, che risuona come fosse un'orchestra. Nel repertorio anche tre opere realizzate con il Teatro di Filadelfia, che hanno debuttato nel 2015 alla Porzuncola di San Francesco di Assisi. Mariano Garau ha conosciuto la musica sotto la guida del compositore Pietro Allori, che per anni fu maestro di cappella nella cattedrale di Iglesias. Per la composizione ho iniziato a studiare per corrispondenza col maestro Rodolfo Ciccionese di Firenze. Ho cominciato gli studi in conservatorio, ma non riuscivo a comporre. Per quali motivi? Non riuscivo a comporre. Allora mi sono detto, bah, perché devo trovare un sistema? E quindi io mandavo il compito, lui me lo segnava naturalmente, tutto tramite posta espressa. Mandavo il compito e mi metteva, per esempio, B1, B2, se era B4 era perfetto. Come nasce una composizione di musica sacra? Se io, per esempio, ho una serie di accordi oppure una melodia che deve essere utilizzata per musicare un testo sacro, devo elaborare questa melodia perché deve essere eseguibile, melodie molto semplici, orecchiabili, e forse è questo che piace ai direttori, ai cori che mi scrivono. Io ricevo mail da tutto il mondo, mi chiedono altre partiture e io scrivo. I giovani di oggi non si avvicinano molto alla musica sacra. La scelta per loro è quella della musica rap, la musica pop, insomma, musica per loro più semplice. Quanto è importante insegnare la musica ai giovani? Tanto. Ma nella maggior parte delle scuole la musica è considerata una materia di serie B.